mesi per dare il tempo a tutta la macchina istituzionale di muoversi e di creare le basi per poterlo eseguire. E questo dimostra quindi che non era necessario e urgente. Poi viene modificata in particolare la procedura per la richiesta di asilo, ma non solo, vengono accorpate varie altre questioni. E per quanto riguarda l'audizione davanti alle commissioni territoriali, verrà introdotto l'obbligo di una videoregistrazione. Quindi quando il richiedente asilo si presenterà col suo interprete alla commissione territoriale, il suo racconto verrà videoregistrato. Questo crea dei problemi di conservazione dei dati, soprattutto per chi magari è a rischio di protezione, tant'è che chiede la protezione. E la cosa più importante qual è? Che questa videoregistrazione viene trasmessa dalla commissione territoriale al giudice, che deve valutare qualora ci sia un ricorso contro il rigetto, e diventa un vincolo assoluto. Vado avanti? Nel senso che il giudice a quel punto potrà decidere lui, con una massima facoltà, potrà decidere che, vista la videoregistrazione, letta la trascrizione con la traduzione, non ha bisogno di sentire direttamente il racconto dalla richiedente asilo, e quindi il procedimento davanti all'autorità giudiziaria diventa brevissimo, non viene fissata un'udienza per la comparizione delle parti, non vede neanche il giudice lo straniero che deve valutare. Questo è grave in generale in un qualsiasi procedimento giudiziario, è ancora più grave in questi casi dove tenete presente che il giudice deve proprio valutare la credibilità del racconto di chi chiede asilo e valutarla al momento in cui c'è la decisione, cioè valutare se le condizioni per l'asilo esistono nel momento in cui il giudice decide. Ma in quel momento lui cosa fa? Guarda un video che è tra l'altro ormai datato, nel senso che passa dalla commissione territoriale poi al giudice. Mi fermo qua. La legge è che viene prevista la diffusione dei cosiddetti punti di crisi, che sono poi quelli che noi chiamiamo hotspot, che sono quelli che vennero previsti inizialmente dalla legge Puglia del 95. In questi centri gli immigrati vengono fermati per poter essere identificati e poi svistati a seconda che si tratti di migranti economici o migranti invece richiedenti asilo. Ebbene, questo è un problema perché c'è una limitazione della libertà della persona che non è dettagliatamente prevista dalla legge, non si dice nulla, si dice solo che sono questi i centri per l'identificazione. Noi abbiamo un articolo della Costituzione molto importante, l'articolo 13, che prevede che per le limitazioni della libertà della persona devono essere stabilite dalla legge nei tempi, nei modi, nei motivi, e devono essere disposte dall'autorità giudiziaria con provvedimento motivato e quindi impugnabile. E qui non c'è nulla di tutto questo, per cui probabilmente verremo di nuovo sanzionati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ci ha appena sanzionato proprio per un ricorso intentato da alcuni migranti che erano stati trattenuti per l'identificazione nel centro di accoglienza di Lampedusa, e quindi questo si ripeterà. Poi ci sono altri tipi di violazioni, non mi fermo più a spiegare, se volete andate sul sito AGI e le trovate. Comunque le conclusioni di AGI sono le vostre stesse, ovvero sia che questo decreto legge va cestinato, non vanno neanche proposte delle modifiche, così non va bene, deve decadere. Non ha senso pensare di poter espellere tutti gli irregolari che arrivano, sono arrivati e continueranno ad arrivare. Bisognerebbe invece prevedere nuovi canali per l'ingresso regolare, e quindi nuovi canali per l'ingresso di lavoro con decreti flussi che devono essere emanati annualmente.
possibilità di ingresso per ricerca di lavoro e anche, perché no, un visto per entrare per chiedere asilo. E qui chiudo.